Ciao Paola. Oh Teresa, finalmente, tutto bene? Lo spero perché ho passato una giornata che non sai. Raccontami. Allora, ascolta, ieri è stato anche peggio, il che è tutto a dire, ma che te lo dico a fare? E allora non dirmelo. Scherzi, ma è proprio questo il punto. Ieri è stato uno schifo, ci può stare, ma oggi volevo parlarne con qualcuno, sfogarmi, sai, quella roba lì, hai presente? Sì. È chiaro. Quindi vado da mamma e le dico che le voglio parlare del mio ragazzo. E lei? E lei cosa? Lei neanche mi fa iniziare a parlare, che comincia la solita tiritera di quando era giovane, dei primi fidanzatini, e poi finisce sempre che si mette a piangere, perché prima usciva di più e ora si sente sempre stanca, e vai, ma ascoltare no, eh? Eh già. Allora sono andata da papà. E com'è stato? Peggio mi sento! Lui neanche mi ha lasciato il tempo di respirare. Ha cominciato a inveire sul mio ragazzo che voleva prenderlo a pugni. A lui, al padre, a tutta la famiglia, ai suoi compagni di classe e anche allo zio Franco, il fratello di mamma. Perché non si fa mai fatti suoi, diciamolo. Ma cosa c'entra lo zio Franco, però? C'entra qualcosa secondo te? Non credo. Fai bene! Così, segno evidente di disperazione, ho bussato alla camera di Mirko. Tuo fratello? E chi altri? Ne ho solo uno, ma mi ascolti almeno te. E sono qui, Paola. Lo vedo. Allora entro, gli chiedo di abbassare la musica e gli dico se ha un momento per me. Lui non batte ciglio, lo prendo per un sì, e mi seguo sul bordo del suo letto mentre mi fissa schifato come se stessi lordando di sterco il suo sacro regno. A ogni modo, approfittando del suo silenzio, ho cominciato a parlargli del mio ragazzo. Oh, neanche 2 secondi che parte con i suoi. Te l'avevo detto, io lo sapevo, si era capito fin dall'inizio. Ma ovviamente sta parlando di lui. Di chi? Di lui, se stesso, di Mirko, perché lui parla sempre di sé, perché non ascolta mai, perché nessuno ascolta nessuno, e vai. E poi che hai fatto? Sono uscita. Ah, brava. Vuoi sapere dove sono andata? Immagino che tu stia per dirmelo. Da nonna! Ma ci pensi? Sono andata a sfogarmi da una vecchia di 90 anni con l'Alzheimer al quinto stadio. Ma sai cosa vuol dire? Beh, anche questo presumo che tu stia per dirmelo. Ma mi prendi per il culo? No, no, vuol dire declino cognitivo moderatamente grave, vuol dire. Beh, moderatamente però. E com'è andata? E come cazzo credi che sia andata? Mi sono seduta accanto a lei sul divano e le ho detto: Nonnina, ho problemi con il mio ragazzo. E lei ha cominciato a cantare, capisci? Cantava la nonna. Io ero lì, afflitta per le mie delusioni d'amore, e la vegliarda sorrideva tutta dentiera e cantava a squarciagola. Ma lo sai che è pure stonata? Ah, non lo sapevo. E adesso lo sai. Bene. Per fortuna che ci sei te che mi ascolti, Teresa, altrimenti non saprei come fare. Capisco. Beh, scusa, ma adesso devo scappare. Perdona se sono arrivata tardi e l'ora di visita è finita. Io mica lo sapevo che avessi il cancro. A presto, allora. A presto.